È stata approvata una importante variante al piano regolatore che determina, diciamo, l'impossibilità di insediamenti che trattino rifiuti speciali, rifiuti ovviamente, ecco, non è citato, diciamo, lo dico per brevità ai telespettatori, ma insomma è una contromossa rispetto al possibile insediamento del biodigestore che tanto ha preoccupato tutti, indipendentemente dalla connotazione politica. Su questo ovviamente ci siamo trovati all'unanimità, tra l'altro sono state fatte anche alcune piccole modifiche alla delibera, mettendo in maniera ancora più specifica, insomma, che non è soltanto il trattamento di rifiuti, ma anche lo stoccaggio. Insomma, ecco, quindi credo che sia stato un bel segnale, perché tra l'altro questa delibera ha evitato anche un'altra strada, che era una strada che non si poteva percorrere, ovvero quella di fare una variante escludendo quell'otto dalla zona industriale e facendolo diventare con un'altra destinazione. Quello sarebbe stato un provvedimento contro qualcuno e quindi chiaramente sarebbe stato rigettato. In questo modo il provvedimento ha sfruttato, diciamo, una caratteristica del nostro vecchio piano regolatore, che determina che la zona industriale ricade ancora, diciamo, nel centro della città, e quindi fa parte della città. E quindi, utilizzando questo aspetto, ovviamente con tante valutazioni, ma poi io ve la posso anche girare, insomma, la delibera, anche in Assolutamente maniera sì. preliminare, nonostante poi la parola, diciamo, definitiva la darà il Consiglio Comunale quando sarà convocato. Però Però mi sembra che siamo tutti d'accordo, quindi bene, no? Sì, assolutamente. È stato un provvedimento che è passato all'unanimità, come dicevo, e ci sarà ancora qualche piccolo emendamento per renderlo ancora più stringente. E credo che questa sia proprio l'unica strada che noi abbiamo per fare in modo che un impianto assolutamente sproporzionato per le esigenze di Civitavecchia e dannosissimo, esiziale anche in condizioni, diciamo, nelle condizioni di una città come Civitavecchia, che ha già altri agenti che noi sappiamo essere assolutamente dannosi per l'ambiente, quindi questa sarebbe stata veramente la pietra tombale. Speriamo di aver scongiurato questa ipotesi.